Allora, io vi dico una cosa, io voglio che mi spiegate questa cazzo di cosa che non ho ben capito. No, voglio che mi spiegate questa storia dell'ambasciatore di merda. Allora, ragazzi, iscrivetevi al canale per favore, e è questo che vi chiedo, non vi chiedo un cazzo altro, iscrivetevi al mio cazzo di canale. E scusatemi un po' lento, perché adesso comincio a cazzarmi e girarmi i coglioni. Voi mi dovete spiegare che cazzo è questa storia qua questa storia di merda dell'ambasciatore. E intanto rompo i coglioni qua, i vigili sono vicino di Nate. Proprio quando faccio io il video, esattamente, c'è lì che rompo il cazzo. Comunque sto dicendo, ma a voi sembra normale una roba del genere? Il cazzo di ambasciatore di merda? Ma come cazzo è possibile? Cioè, come cazzo è possibile che gli dà ruolo a Maldini di ambasciatore? Cioè, che per carità, ragazzi, allora io dico una cosa, poi tu mi vai a cacciare Maldini, ma come cazzo fai? Questo qui non sta più, cioè, questo qui se ne va via, come cazzo posso dire? Questo è rotto cazzo, ragazzi, questo qua se ne va, non puoi dargli questo ruolo, ma canto l'Aracni, cazzo! Madonna, mettilo canto l'Aracni, cazzo, mettilo canto l'Aracni. Cazzo, sto Maldini, non puoi buttarlo via così, che poi si crede che quello cazzo se ne va, se tu non gli dai un ruolo decente, Gazzidis di merda, porca puttana, quanto mai ti abbiamo in gestione, coglione del cazzo. Sei un cretino, guarda, io non ho parole di te, cazzo, poi pure da gente qua che viene l'ambasciatore, Dio buono, Maldini è l'ambasciatore, adesso io non pretendo che sia direttore sportivo, ragazzi, perché mi rendo conto che questa persona non ha l'esperienza. Però porco di culo la puttana maiala. Non devo bestemmiare perché veramente ci sono bambini in giro poi dopo. Madonna. Però come faccio a non girarmi i coglioni? L'ambasciatore! Ma di che? Ma che cazzo fate? Ma di che cazzo ti fumi? Ti sei svegliato a lasciare sta dichiarazione su Sky ieri sera, proprio cazzo, anzi, ti sei svegliato di pomeriggio, sei stata la panica, tu ti sei svegliato e hai detto. Ma cosa facciamo fare a Maldini? No, non lo so, facciamogli fare l'ambasciatore. Ma che cazzo di problemi hai? Ma come cazzo ragioni? Boh, cioè io non lo so. Ragazzi, ma come cazzo facciamo noi? Dove cazzo vogliamo arrivare? Buttiamo via. No, ok, allora, le bandiere, quelle che sono venute con in società, hanno fatto un casino di qua di là. Leonardo, un testa di cazzo, è stato e rimarrà per sempre un coglione. Però ragazzi, ti chiedo, a Maldini, offri un ruolo che lo accantonisci nel mercato di Racnic? È una figura, comunque cazzo, può fare effetto come ha fatto Theo Hernandez, può fare effetto tanti altri giocatori che possono diventare importanti nel nostro club. Ma perché cazzo devi fare l'ambasciatore del cazzo? Fai come era Boban, che prendeva decisioni Boban e Maldini, ma che prendeva decisioni Maldini e Rangnick. Questo che ti sto chiedendo, porca puttana, ma che cazzo di problemi c'è l'ambasciatore? Quello va a fare come figura. E l'altro tratta con la società, poi cazzo, piano piano Maldini imparerà pure questo cazzo di mestiere, voglio dire. Cioè, si è fatto una carriera eterna, cazzo, nel Milan, adesso voi venite a rompere i coglioni, a dire, rompere i coglioni magari troppo brutto detto, però dire queste cose qua, ragazzi, io non so in che mondo vive questa società, io me la prendo anche con la società, ragazzi, perché non è solo questo, questo è uno dei motivi. Poi voi dovete andare a rompere i cazzo ai arbitri, oh! Non è possibile che contro Lecce ti dà un rigore così, Valeri, quel coglione che si sveglia pure quello a dare rigori. Oh, ma dove cazzo stiamo? Ma l'altra società deve parlare, deve aprire la bocca, deve dire, oh, cazzo, perché a me me lo dai? Quello lì, il presidente come si chiama? Della Fiorentina, ha fatto un macello della Madonna, e noi perché cazzo non lo facciamo? No, adesso mi sto rompendo il cazzo, eh. Adesso mi sto rompendo il cazzo perché stasera già lo so che qualcosa succederà, qualche episodio. Ma lasciamo stare. Però noi dobbiamo andare a parlare e dire: oh, Lega, porca puttana, oh! Non si fa discriminazioni e non con il Milan. Non con il Milan. Ma non si fa a prescindere con nessuno, con nessun'altra squadra. Non si fa, non solo con il Milan. Con nessuna squadra della Serie A, perché nessuna non deve essere presa per il culo. Ok, detto questo ragazzi, ho smesso anche di fare video, insomma chiudo direi qua e ragazzi ci sentiamo dopo il post partita, ciao ragazzi, ciao.